Iniziamo a spiegare cosa si fa in una seduta di terapia breve centrata sulla soluzione. Mi sono formato due volte, ovviamente non è che ho fatto due volte la stessa formazione, al Brief di Londra, uno dei più importanti centri al mondo oggi di terapia breve centrata sulla soluzione, e quello che vi presento è il loro metodo rivisto alla luce dei nostri studi all'Italian Center for Single Session Therapy. La prima cosa che si fa nel modello di terapia breve centrata sulla soluzione è definire le migliori aspettative. Si fa proprio ponendo questa domanda. Quali sono le tue migliori aspettative dall'incontro di oggi? Questa domanda serve per definire l'obiettivo, ma anche per sbarazzarci del problema. La TBCS si orienta a creare un dialogo in cui viene dato sempre meno spazio al problema e sempre più spazio a ciò che funziona. Detto in altri termini, durante l'ora con il cliente si tenderà, sempre pur dando spazio alle sue preferenze, a creare un dialogo che dia sempre più spazio a ciò che ha funzionato, a ciò che funziona e a ciò che funzionerà. Infatti oggi questo modello potrebbe essere più correttamente chiamato terapia breve centrata su ciò che funziona. Non ci si focalizza sulla soluzione intesa come ciò che bisogna fare per risolvere il problema. Ci si focalizza sul soluto, su ciò che era presente, ciò che si è notato quando il problema non c'era, su ciò che si nota quando il problema non c'è e su ciò che si noterà quando il problema non ci sarà più. Se volessimo dirla ancora meglio, ci si focalizza proprio su ciò che funziona proprio perché al problema viene dato meno spazio possibile. Ma perché non bisognerebbe parlare del problema da uno psicologo? De Schazer, influenzato da quella svolta linguistica che aveva influenzato tutta la filosofia e che aveva invaso tantissime discipline, era convinto che il linguaggio creasse delle realtà. Parlare dei problemi porta ai problemi, parlare delle soluzioni conduce alle soluzioni. È una delle sue citazioni più diffuse, anche se spesso è decontestualizzata. Poi non è De Schazer che pensava questa cosa, per l'appunto faceva parte, fa tuttora parte di quel contributo portato da questa svolta linguistica che andò a influenzare appunto tutte le discipline praticamente allora conosciute. E anche oggi è così. Tornando comunque a come il linguaggio costruisce la realtà, usando le parole del suo caro Wittgenstein, i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Bellissima frase, dove significano significa diverse cose, due in particolare. Significano nel senso che mostrano i limiti del mio mondo, ma significano anche nel senso che danno significato a quelli che sono i limiti del mio mondo. Questa bella frase, tratta dal Tractatus Logico Philosophicus, è meglio spiegata con un passaggio successivo di Wittgenstein. Ciò che non possiamo pensare, non possiamo pensare, grazie al cazzo, dunque non possiamo dire ciò che non possiamo pensare. E come si traduce in psicoterapia? Col fatto che se non pensi una realtà non la puoi dire, e se non la puoi dire e non la puoi pensare, non è una realtà per te. Sì, ok Flavio, ma come si traduce in psicoterapia? Basta filosofia, era un video sul come fare la terapia breve centrata sulla soluzione, no? Si traduce in primissima battuta chiedendo alla persona: quali sono le tue migliori aspettative da questo incontro? In questo modo stai chiedendo alla persona di dire e quindi di pensare a che cosa vorrà notare una volta uscita da quell'incontro. Non le stai chiedendo di pensare, di parlare, quindi pensare al problema, che è una cosa che già pensa, che già conosce, che già vede. Le stai chiedendo di guardare oltre per iniziare un nuovo processo di costruzione di una nuova realtà. In termini pratici le stai iniziando a far dire ciò che vedrà e iniziando a dirlo le dai la primissima opportunità di iniziare a farlo. La prossima settimana capiremo ancora meglio come. Se non hai pazienza ti puoi leggere il libro, puoi iniziare terapia breve centrata sulla soluzione, dove oltre al metodo spieghiamo la storia, le linee guida teoriche, un sacco di casi clinici e il metodo ovviamente step by step. Inoltre sappi che tra poche settimane ci sarà il nostro workshop online di terapia breve centrata sulla soluzione e invece tra una settimana inizieremo a parlare di un miracolo.